Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Mi avete chiesto in tantissimi un tutorial per imparare la rovesciata avanti. È quello che faremo oggi. Prima di cominciare però vi ricordo di iscrivervi al mio canale, lasciare un commento e un like a questo video. Prima di iniziare questi esercizi vi ricordo di scaldarvi molto bene. Se non sapete come farlo andate a vedere la mia playlist di allenamenti. È molto importante fare esercizi di stretching e allungamento, sia per la schiena che per le gambe. Mantenete 30 secondi questa posizione. Rilassate bene il collo e le braccia. Fate ogni esercizio sia con la gamba destra che con la gamba sinistra. Allungate bene la schiena, cercando di mantenere le gambe tese. Poi fate almeno 8 onde del busto, accompagnando il movimento con le ginocchia. E allungate ancora. Uno dei primi step è quello di imparare il ponte dal basso. Lo potete fare da sdraiate, con due braccia, o da sedute, con un braccio. Cercate di mantenere il ponte qualche secondo, portando bene il peso sulle braccia. Ricordatevi di compensare la schiena in avanti ogni volta che fate un esercizio che coinvolge la schiena. Prossimo step, il ponte dall'alto. Per impararlo utilizziamo all'inizio una superficie rialzata. Per aiutarvi va benissimo anche lo schienale del divano. Assicuratevi che la superficie d'appoggio non sia scivolosa e posizionatevi a circa 50 cm dal cuscino. Adesso andate indietro in ponte e appoggiate le mani sopra il cuscino. Quando vi sentirete sicure, provate a fare il ponte dall'alto senza l'aiuto del cuscino. All'inizio potete provare a fare una rovesciata atterrando in ponte con due gambe e scendendo giù con la schiena, finendo così. Se avete confidenza con il ponte dall'alto, potete provare a fare una rovesciata che atterra sempre a due piedi e poi tirarvi su con l'aiuto di entrambe le gambe. Per imparare a rialzarsi con una gamba sola può essere utile fare questo esercizio. Salite in ponte e mettete tutto il peso sulla gamba di terra, lasciando libera la gamba destra in questo caso. E scendo. Una volta imparati tutti questi passaggi, siamo pronti per fare la rovesciata avanti. E anche per oggi abbiamo finito. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un like e un commento, senza dimenticarvi di iscrivervi al mio canale. Questo tutorial sono soltanto dei consigli per imparare a fare la rovesciata avanti, però mi raccomando, il metodo migliore rimane quello di impararlo in palestra con la vostra allenatrice. A presto!